Per la costa inglese o punto inglese abbiamo bisogno di selezionare gli aghi, come per la costa 1-1, cioè con il separatore d'aghi portiamo avanti un ago sì e un ago no. Dopodiché abbiamo anche bisogno di un filato piuttosto fino. Questo è un due capi ritorto, sperando che si riesca a vedere, molto fino o abbastanza fino, con il quale noi inizieremo a prepararci per lavorare la costa, il punto inglese o la costa inglese, a seconda di come lo vogliamo chiamare. Di solito è un punto che si lavora massimo fino a 3, a 4 di tensione già la macchina trova difficoltà, quindi filati fini. Lo abbiamo fatto su costa 1-1, ma è possibile farlo anche su tutti gli aghi, ma per ora vediamo questa forma. Passiamo la cimosa normalmente, mettiamo il pettine, facciamo un'ipotesi di normale lavorazione, come se dovessimo fare un pull. Chiaramente impostiamo parte di sinistra PR per fare il tubolare o cimosa d'avvio, cioè con questa posizione faremo i soliti 3 giri, togliamo tutti i tasti, tutto a riposo, e adesso faremo un comunissimo bordo a coste, chiaramente sempre più stretto rispetto all'appunto inglese. Una volta fatto il bordo a coste 1-1 e dobbiamo preparare la macchina per la costa inglese, non dobbiamo far altro che sollevare i tasti P, PR, ora ve lo inquadro meglio, e tac, e la macchina fa tutto in automatico. Quindi abbiamo questa posizione, tasto PR alzato, tasto, vediamo se riesco a inquadrarlo, P alzato, questa è la posizione del carrello posteriore, PR, P, carrello davanti, abbiamo il tasto premuto tac finale, l'ultimo, e la macchina ci lavora praticamente, e non è un errore della macchina quando lo vedrete se lo fate per la prima volta, ma con questa situazione praticamente, ecco, il filato sul davanti resta libero, cioè crea soltanto come quando mettiamo la V della cimosa, mentre nella frontura posteriore la macchina è chiusa. Quando ripassiamo il carrello sarà l'inverso: nella frontura posteriore avremo questa maglia appoggiata non chiusa, mentre nel davanti è chiusa. Proseguiamo così tranquillamente. Quando abbiamo bisogno invece di aumentare una maglia, non dobbiamo far altro che ricostruirla, cioè portiamo avanti, saltiamo un ago e portiamo avanti un ago, dalla frontura posteriore portiamo su un ago. Io consiglio sempre di portarli un po' più avanti in maniera tale che il filo lo prende meglio. Io non lo faccio da tutti e due i lati, faccio prima dal lato del carrello perché la macchina prende meglio, altrimenti, ecco, ora la maglia è stata presa, ci troviamo con il carrello a sinistra, facciamo la stessa cosa. Qui si era creata una maglia in più presa dal carrello o da mia disattenzione, quindi ce l'ho già pronta, se dovesse succedere per anche voi non c'è nessun problema, ne portate avanti solo uno. A questo punto l'antipatico è che la costa inglese, sversando molto rispetto alla costa normale, cioè proprio ondeggia, è meglio prendere le mie famose graffe, quelle che vi ho consigliato di, se non le avete, di fare con dei ferri da calza piegandole così. Non è altro che un ferro da calza in fondo piegato per fare una T e fare un anello per l'aggancio. Lo posizionate sulle due estremità,
sapete che non dà nessun fastidio, andate avanti. Quando dovete riaumentare, riportate avanti e ricostruite la graffa. Potete spostarla anche ogni 5, 6, 10 giri, portatelo sempre un pochino avanti appreso. Mentre se vogliamo diminuire, io di solito faccio così: porto dalla seconda frontura un ago in prima, creo praticamente il mini rasato, chiamiamolo così. Poi se devo togliere un ago lo tolgo così, se ne devo togliere anche due col solito o 4 o 5, porto dalla seconda alla prima tutti gli aghi necessari e abbiamo calato. Se volessimo creare una calatura all'interno, portiamo le prime 3 maglie sulla prima e poi tranquillamente con il punzone a 2 trasferiamo su le maglie che vogliamo togliere, nel nostro caso 2. Non facciamo altro che prendere un punzone a 2, lasciamo libere le 3, spostiamo le 2 che vogliamo calare su queste, poi con il punzone, sempre sperando che riusciate a vedere, perché qui si cambia la telecamera. Ecco qua, noi abbiamo risolto la situazione e noi abbiamo spostato. Passiamo il carrello stando molto attenti a diciamo che è più sicuro e preferibile farlo soltanto con una calatura normale singola senza le 3 iniziali, perché quello che io non avevo considerato è, guardate, si crea questa situazione di fili liberi che a lungo andare può diventare antipatica. Per chiudere, con l'ago a doppia cruna trasferiamo le maglie dalla seconda alla prima e poi chiudiamo, se vogliamo chiudere sulla macchina, altrimenti passiamo il filato di scarto. Unica accortezza, dicevo, è, secondo me, dato che la maglia è molto elastica, invece noi normalmente chiudiamo così, sovrapponiamo la maglia, passiamo il filo sopra e chiudiamo. Ma questo è un sistema che per la costa inglese tirerebbe troppo, cioè le maglie verrebbero chiuse, diciamo arricciate. È bene farlo invece, ora vediamo se riesco a farvi vedere bene il passaggio: filo a destra, girata, rigirata e tiriamo indietro l'ago. Girando 2 volte la maglia resta molto ma molto più elastica la chiusura. Questo ovviamente se non volete trovare soluzioni diverse. Possiamo anche, una volta portate in prima frontura per la chiusura, che guardate comunque sia è abbastanza elastica col sistema della doppia girata, scusate, fare gli ultimi 2 giri in rasato, vi viene ancora più, diciamo, più morbida, meno tirata. Però secondo la destinazione, anche se fosse durata così dura, diciamo piuttosto decisa, per le spalle, per esempio per la cucitura delle spalle, è meglio, la spalla non tende a cedere.